Ciao Wagyu. Allora, ho mandato di nuovo via quello che mi aveva usurpato il posto e sono tornato io, anche perché me l'avete chiesto in effetti. E quindi ho deciso di tornare al vecchio format. Sono tornato sano di mente, diciamo. Allora, mi fa male per il ginocchio a me. Comunque, ho deciso di fare un video del genere perché mi rendo conto che ha ragione, giustamente, nell'era moderna del cellulare, dello streaming e delle cose di adesso, molte persone fanno fatica proprio a capire come è fatto e perché c'è bisogno per ascoltare la musica di un impianto hi-fi. E quindi voglio fare un video base di introduzione su che cos'è l'hi-fi, perché c'è bisogno di certe cose, perché insomma voglio spiegarvi, proprio farvi un video introduttivo sull'hi-fi, che cos'è l'hi-fi. Una volta non c'erano i cellulari, non era possibile ascoltare la musica col cellulare. Non c'erano i lettori MP3, non c'era l'MP3, veramente. Io mi ricordo quando è stato inventato l'MP3, in realtà era il 2000 più o meno, 99-2000 così. E si parlava di questa grande rivoluzione che era l'MP3. Poi ci si è resi conto con il tempo che in realtà non è tutta sta cosa. E c'era l'hi-fi. Ecco, adesso il concetto di hi-fi chiaramente sta per alta fedeltà, insomma la musica che tu senti ad alta qualità, registrazioni che siano ad alta fedeltà. E quindi lo scopo sostanzialmente è quello di registrare la musica quanto più sia fedele al suono naturale dello strumento, ecco, registrato, della voce registrata, insomma. L'ideale, ecco, in origine, quando si passava da una registrazione mono, di a bassa qualità, fatta con microfoni, dei primi microfoni, poi si passò a delle registrazioni molto migliori, con qualità molto migliore, e quindi si inventò l'hi-fi, che era molto molto più fedele al suono naturale sostanzialmente. Oggi diciamo che il concetto di hi-fi è un po' abusato, nel senso che molte cose vengono definite hi-fi che poi in realtà non lo sono. Molte apparecchiature molto economiche, molto che non è che suonano per forza male, ecco, alcune sono molto accettabili, veramente accettabili, facilmente accettabili come qualità, però da qui all'hi-fi diciamo c'è un pochino di differenza. È anche vero che però per avvicinarsi all'hi-fi non è proprio necessario spendere grandi cifre. Il mio impianto per esempio si sente molto molto bene, ha una qualità molto molto alta. Non è un impianto di quelli fantascientifici che probabilmente, anzi quasi sicuramente, ecco, quelle di centinaia di migliaia di euro si sentiranno 10.000 volte meglio del mio impianto. Tuttavia diciamo che il mio impianto ha una qualità assolutamente accettabilissima. E sono probabilmente in tutto un migliaio d'euro, ecco, ma tra tutto, proprio tutto, insomma, diciamo che con buona approssimazione un impianto molto decente con un 500 euro si fa, tranquillamente, ecco, anche fatto da, fatto da componenti di marche non fesse, insomma, marche abbastanza importanti, tipo Marantz per esempio. Comunque, un impianto viene definito impianto perché chiaramente non è una cosa portatile, ma è una cosa che si compone di tanti diversi componenti che lavorano insieme e permettono di ascoltare la musica in un certo modo.
si chiama impianto perché si impianta materiale, cioè si crea, e chiaramente poi dipende un po' dalle necessità delle persone, ecco. Ci sono impianti e impianti, alcuni sono proprio concertati nelle stanze, cioè sono proprio progettati in relazione a come sono fatte le stanze per dare il migliore, diciamo, la migliore risposta delle vibrazioni della musica proprio nella stanza, ecco. Chiaramente quelli sono livelli molto più alti, ripeto, non è necessario per avere un ascolto decente una tale essere così avanzati, ecco. Anche in maniera un poco più blanda si riesce ad avere un ascolto decentissimo. Chiaramente quando tu ascolti un impianto hi-fi anche economico a confronto con il cellulare e gli auricolari ti si apre un mondo, anche con sorgenti a bassa qualità sembra che certe cose che tu hai ascoltato per tanto tempo tu non le abbia mai ascoltate, diciamoci la verità. Quindi è un altro livello proprio, ripeto, anche se non è una cosa elitaria, diciamo, non prendetela come una cosa elitaria, anzi è una cosa che fino a qualche anno fa era un po', era molto più diffusa di adesso ed è tuttora alla portata di tutti, basta solamente, ecco, stare lì a capire come funziona e ci si può divertire. Diciamo che il cuore di un impianto hi-fi è l'amplificatore. L'amplificatore serve per diciamo adattare sotto un certo punto di vista il segnale delle sorgenti, delle varie sorgenti che possono essere di diverso tipo, ed inviare praticamente un segnale che viene definito di potenza alle casse e quindi sostanzialmente alle casse o alle cuffie, e quindi sostanzialmente amplifica quello che è il segnale, per esempio, di un lettore CD, di un lettore portatile, anche MP3, anche di un cellulare, se vogliamo, di un piatto, insomma, di qualunque sorgente, e la invia alle casse con un segnale che sia adeguato per far funzionare le casse, diciamo. Le casse, quelle del computer, quelle che non hanno bisogno di amplificatore, sono casse attive, ma semplicemente perché all'interno hanno un amplificatore molto più piccolo, molto più economico di questo, molto più limitato, ma in effetti all'interno hanno un amplificatore già integrato. E direte voi, perché non utilizzare direttamente delle casse attive? Perché chiaramente un amplificatore dedicato è di qualità molto più alta e dà una risposta, diciamo, a parte che ha tante funzioni in più, tante connessioni in più, e si sente molto molto meglio, a parte chiaramente determinate eccezioni di casse attive che sono di altissima qualità e magari costano anche molto, ecco. Però in linea di massimo un amplificatore dedicato suona un po' sempre meglio di una cassa attiva. Infatti le casse attive in genere sono utilizzate più come casse monitor, cioè non come casse hi-fi, ma casse che abbiano una risposta molto piatta per fare determinate cose. E quindi il mio è un amplificatore integrato. Un amplificatore si compone sostanzialmente di altre diverse componenti. Quelle fondamentali sono il preamplificatore e l'amplificatore di potenza. Questo è un amplificatore integrato, significa che nello stesso apparecchio c'è sia il preamplificatore che l'amplificatore di potenza. Ci sono anche amplificatori che sono separati, cioè che si comprano separatamente il preamplificatore e l'amplificatore di potenza, ma in genere sono diciamo apparecchiature molto più costose, di livello molto più alto. In genere il massimo, cioè diciamo quelli più diffusi, sono amplificatori integrati come questo. In genere gli amplificatori integrati hanno un equalizzatore a più bande, il mio ne ha solo due. E un equalizzatore ti permette di esaltare o attenuare
a delle determinate frequenze. Per esempio, il mio ha solamente bassi e alti, alcuni hanno anche le medie, e diciamo il range di frequenze, le manopoline, le bande che l'amplificatore può regolare si chiamano proprio bande, e quindi il mio amplificatore ha un equalizzatore a due bande che io non utilizzo, e quindi c'è un tastino che permette proprio di eliminare l'equalizzatore. Poi c'è il balance, che in tutta sincerità io ho sempre trovato una funzione veramente inutile, che permette praticamente di spostare il segnale da una cassa all'altra. Chiaramente gli amplificatori hi-fi, la maggior parte degli amplificatori hi-fi, quelli veri, sono stereo e non sono, hanno solo due casse. Qualcuno che però io non definirei con hi-fi, ma questa è una mia opinione sinceramente, ha anche l'uscita per il subwoofer, però non è hi-fi, ecco, cioè il subwoofer io non lo ritengo un componente hi-fi. Per me la configurazione fondamentale, quella proprio per sentire come si dovrebbe sentire, è il 2.0, cioè solo due casse. Non parliamo per me i Dolby, i sistemi a 7 casse, 5 casse, sono proprio il demonio. E se ascolti una cosa come quella, sei praticamente l'anticristo. È una mia opinione, non mi dispiace, ecco, se ascoltate così, insomma, non mi piacciono assolutamente. E quindi l'amplificatore esce poi nelle casse, si collegano delle casse passive, cioè che non hanno l'amplificatore, all'amplificatore stesso, e si ascolta la musica dalle casse. Alcuni amplificatori hanno più uscite casse stereo. Io per esempio ho vicino a questo amplificatore collegati due set di casse, e quindi due coppie di casse. Uno una coppia un po' più grande a tre vie, per la musica classica o per la musica elettronica, e poi ho una delle casse un po' più piccole che in genere utilizzo per il rock o per la musica più diciamo meno moderna. Le casse, i diffusori in genere si compongono anche loro di diversi componenti, e per restituire tutto il range di frequenze del quale è composto il suono, l'udibile. Noi sappiamo che a livello fisico proprio l'orecchio umano, che sente perfettamente, sente da 20 Hz a 20 kHz. Ora non sto qui a spiegarvi in maniera troppo precisa la fisica del suono, però diciamo che c'è questo range di frequenze. Non tutti gli altoparlanti, cioè ci sono gli altoparlanti larga banda che hanno riescono a dare delle frequenze piuttosto ampie, però si preferisce nelle casse hi-fi utilizzare degli altoparlanti dedicati. E quindi se smontate una cassa, se aprite, se vedete una cassa, il motivo per cui ci sono tanti altoparlanti è che ognuno di quegli altoparlanti restituisce un determinato range di frequenze, e quindi avremo il woofer, che in genere è l'altoparlante più grande, che dà le frequenze basse. Non sto qui a dirvi i range di frequenze, però dà le frequenze basse. Abbiamo sempre un woofer e un tweeter, anche se ci sono gli altoparlanti ad una sola via, ma non mi pare che siano particolarmente utilizzati. Poi abbiamo il tweeter, che dà le frequenze alte, e abbiamo il mid range invece, che dà le frequenze medie. E quindi le casse possono essere fatte da questi tre componenti: woofer, tweeter e mid range, quando sono casse a tre vie. Altrimenti sono fatte da solo due componenti e sono a due vie. In genere c'è un woofer con una banda abbastanza larga, e quindi dà le frequenze medie e basse, e il tweeter solamente. Adesso
per ascoltare la musica, chiaramente nell'amplificatore dobbiamo buttarcela la musica, dobbiamo farcela arrivare. E quindi gli amplificatori hanno diversi tipi di entrate, diversi tipi di connessioni, in genere sono multiple, alcuni hanno anche solo una connessione, però diciamo quelli tipo il mio hanno in genere diversi tipi di connessioni, in modo da poterci attaccare tante sorgenti e selezionarle e quindi ascoltare da diverse sorgenti in maniera piuttosto comoda. E quindi ad esempio possiamo avere la maggior parte degli amplificatori hi-fi hanno l'ingresso fono, che è l'ingresso diciamo dedicato per il piatto. Questo è un piatto giradischi, non si dice giradischi erano quei mamozioni enormi, diciamo degli anni 60, che erano degli stereo diciamo integrati, dove c'era tutto insieme e c'era il giradischi sopra. Questo tipo di apparecchio si chiama piatto. Ultimamente, per fare un po' contenti tutti, si è iniziato a chiamarlo piatto giradischi, però si chiama piatto, cioè sa da chiamare piatto, si dovrebbe chiamare piatto e basta. Questo è l'unico apparecchio diciamo che richiede un'entrata particolare, perché ha bisogno che il suono, diciamo il segnale, venga processato in un certo modo, e quindi la maggior parte degli amplificatori di buona qualità hanno l'ingresso dedicato fono, che ha un'equalizzazione particolare, perché sul disco, per incidere sul disco la musica, c'è bisogno di farlo con questa particolare equalizzazione, che si chiama equalizzazione RIA, R-I-I-A. E il piatto, cioè, viene incisa sul disco con questa equalizzazione particolare, e l'amplificatore non fa nient'altro che riportarla, riportare praticamente il segnale all'equalizzazione originale, che è piatta, e quindi ha bisogno di questo particolare ingresso. Tutti gli altri componenti in genere funzionano in ingressi che, sebbene siano denominati in maniera diversa, tipo ingresso tuner, ingresso tape, ingresso, io qua c'ho per esempio CD, AUX, DVD, sono tutti ingressi di linea, e quindi tutto il resto dei componenti, che possono essere un lettore CD, un DAC oppure un preamplificatore RIA, possono essere collegati tranquillamente negli amplificatori, negli ingressi di linea. Un lettore MP3, un lettore portatile, il computer per esempio, possono tutti essere collegati a ingressi diciamo di tipo di linea, AUX, ausiliari di linea, insomma. C'è una funzione dell'amplificatore simpatica, cioè, o meglio, che molti non capiscono, che è la funzione loud o loudness, che serve quando si ascolta a volume particolarmente basso per recuperare un pochino di frequenze basse, perché quando si ascolta a volume molto molto basso le basse frequenze in genere si sgonfiano un pochino, e quindi si può attivare il loud e si recupera un poco di queste frequenze basse. E quindi vi ho detto, questo è un lettore CD, questo è un DAC. Se volete sapere che cos'è un DAC, andatevi a vedere il mio video tutto sul DAC, che c'è. Come vi dicevo, nonostante il mio amplificatore abbia un ingresso di tipo fono e quindi con un preamplificatore RIA integrato, io ho un preamplificatore fono esterno che si può applicare quando per esempio gli amplificatori hanno solo ingressi di linea e non hanno l'ingresso fono. Io ce l'ho l'ingresso fono, però utilizzo lo stesso un preamplificatore RIA esterno, perché mi piace, perché questo è valvolare, perché diciamo alterno un pochino, qualche volta ascolto con il preamplificatore RIA esterno, a volte ascolto con quello interno. Il mio piatto poi, tra le altre cose, è un preamplificatore fono interno integrato, e quindi potrei utilizzare anche questo. Questa è una cosa molto molto particolare,
perché è un amplificatore per cuffie. E questa è una cosa che molti hanno difficoltà a capire. L'amplificatore può uscire, può utilizzare come diffusore le casse, come già abbiamo detto, più tipi di casse, a volte anche contemporaneamente, ma non ha molto senso, oppure le cuffie. Qui io ho l'uscita cuffie. Tuttavia le migliori cuffie hi-fi molto spesso non riescono ad essere pilotate direttamente dall'amplificatore, perché c'è questo parametro che hanno anche le casse in realtà, che è l'impedenza, che è una caratteristica particolare, proprio è una caratteristica specifica di un po' di tutti i componenti, di tutte le apparecchiature. Hanno in genere un'impedenza di entrata e una di uscita. Le cuffie hanno un'impedenza di entrata. Maggiore l'impedenza di entrata nelle cuffie, ma più forte dovrà essere l'uscita dell'apparecchio al quale collegate le cuffie. Nella maggior parte dei casi gli amplificatori non riescono a pilotare cuffie che abbiano alte impedenze e quindi per esempio 50-60 ohm ancora ce la fate, fino a 70 ohm ce la fate ancora. Più in alto che iniziate a perdere frequenze, il volume è basso e quindi c'è bisogno di un preamplificatore cuffie dedicato, perché le migliori cuffie hi-fi in genere hanno un'impedenza piuttosto alta. Che io ho due paia di cuffie hi-fi, una COS e una Beyer Dynamics, che hanno impedenza 150 ohm. Io non le posso connettere direttamente all'amplificatore, ma devo utilizzare o il preamplificatore esterno, questo l'ho fatto io, l'ho costruito io, oppure utilizzo il preamplificatore che io ho nel DAC, perché il mio DAC funziona anche da preamplificatore cuffie e supporta anche cuffie ad alta impedenza. Mi ripeto, ascoltare con un'apparecchiatura hi-fi non è ascoltare con un'apparecchiatura di guerra, come può essere un semplice cellulare con degli auricolari. Tuttavia non è necessario per forza avere un'apparecchiatura hi-fi per ascoltare in maniera accettabile. Se tu vuoi fare un ascolto di un certo tipo, un ascolto impegnato, un ascolto analitico, un ascolto diverso, lo fai con l'hi-fi. Se invece vuoi sentire un po' di musica così, tanto per, lo fai con un'apparecchiatura qualunque, che può essere non sopporto gli auricolari perché non sento niente praticamente, e quindi almeno utilizzo delle cuffie, anche Bluetooth volendo, non necessaria, non sono un purista di quelli che ci deve stare il cavo perché Bluetooth è limitante e tutto il resto appresso. Però se devo ascoltare così per sentire un po' di musica in maniera rilassata, lo faccio tranquillamente anche con le cuffie Bluetooth, che non è che si sentano malissimo. Chiaramente se voglio sentire Wish You Were Here e devo sentire tutto lo scatarro di minimi dettagli, tutto lo scatarro di Roger Waters, che mi pare sia Roger Waters quello che scatarra, o Roger Waters o David Gilmour, ma non mi ricordo. Allora se devo sentire proprio tutti i dettagli di tutto il moccio di quello che scatarra all'inizio di Wish You Were Here, mi metto e lo faccio con questo. E quindi è un esempio, però mi ripeto, chiaramente non è necessario avere un'apparecchiatura del genere, non è necessario avere, chiaramente ti senti un disco in questo modo,
è un'altra cosa, cioè non c'è assolutamente dubbio, è una esperienza sostanzialmente, non è un ascolto di quelli, diciamo, sì, sto ascoltando, è proprio un'esperienza da fare, è come vedere un film. È limitante chiaramente perché tu non hai la comodità. Non è comodo come una cosa che tu pigli, metti e fai, però dà belle soddisfazioni, e quando ti appassioni sono cose che ti prendono molto. E quando hai 2 minuti che vuoi stare in pace, se ti piace la musica ti metti, ti assorbi proprio la musica in maniera differente. Quindi per oggi è tutto, io vi saluto, non vi ho detto le solite cose sul qui iscrivetevi e cose così, perché tanto oramai lo sapete, sono usciti sotto. Quindi spero di avervi fatto cosa utile spiegandovi queste, ripeto, sono proprio cose base, però mi fa piacere, ecco, toccare proprio queste cose che molte volte sono prese come cose scontate e nessuno ne parla, e quindi tu praticamente sei un deficiente, non ne sai niente, non sai dove andare a mettere le mani, e quindi ho voluto fare questo video così basilare, ecco. Quindi per oggi è tutto, stasera è tutto, io vi saluto, ciao.